Con la staffetta militare partita da Lecce si intende riproporre simbolicamente la memoria dell'afflusso al fronte dei connazionali chiamati alle armi con l'entrata dell'Italia nel conflitto. La staffetta correrà 24 ore su 24 e vedrà interpreti oltre 600 militari dell'esercito italiano che, partendo dalle 5 località diverse, porteranno la bandiera tricolore lungo tutto lo stivale, con tappa finale in quel di Trieste, prevista per il 24-2015. Il passaggio del Tedoforo nella città di Pesaro è avvenuto oggi, poco prima di mezzogiorno. All'arrivo in piazza ad attendere le autorità civili, militari e religiose. L'iniziativa odierna nasce da un progetto della Forza Armata appunto per celebrare, commemorare l'ingresso della nostra nazione nel primo conflitto mondiale. Le direttrici di movimento lungo le quali queste staffette si sono mosse e ancora si stanno muovendo rappresentano il movimento, il viaggio che 100 anni fa hanno fatto dalle terre più lontane, dalle regioni più lontane del nostro paese per raggiungere, una volta chiamate alle armi, per raggiungere il fronte. Il messaggio qual è? È che tutto il popolo italiano, un popolo in armi, ha risposto a questa chiamata e perché l'obiettivo era quello di completare quel processo nazionale di unità nazionale che ancora era da finalizzare. Per l'occasione l'esercito ha organizzato un evento socio-promozionale con stand, mezzi storici e materiali in uso del 28° Reggimento Pavia di Pesaro.